Se volessimo essere proprio cattivi, avremmo detto che tutta la causa di questo aumento di grasso sia il fatto che ha staccato gli steroidi e lui in realtà è un fake natural. Allora ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi facciamo un video riguardante appunto la vicenda di Jeff Said, che appunto recentemente ha fatto un video sul suo profilo Instagram e TikTok in cui spiegava appunto perché era da tanto tempo che non postava mentre era diventato grasso. Infatti dice di aver fatto una fase appunto di dirty bulk, quindi massa sporca, in cui in 6 mesi ha preso qualcosa come 18 kg e praticamente questo ha fatto sì che veramente ha sporcato veramente tanto il suo fisico, un fisico che prima era da fitness model, quindi un fisico che si doveva vendere alle masse, quindi tendenzialmente definito e non esageratamente grosso per l'ambiente della palestra. E quindi appunto vediamo un po' cosa ci dice in questo video, quali sono le motivazioni e cerchiamo di trarre qualche spunto sulla vostra fase di massa, quindi evitare magari gli errori che ha fatto lui. Per voi. Innanzitutto, per chi non lo conoscesse, raccontiamo un po' la storia di Jeff Said, che appunto è diventato professionista nelle gare di bodybuilding come Man Physique nel 2013, a soli, pensate, 19 anni. Spesso si crede che appunto in tanti credono che lo abbiano fatto diventare professionista per la sua grande fama sui social e non tanto perché veramente se lo meritava. Io veramente non credo questo in quanto ha un fisico molto rispettabile, soprattutto per i tempi, che ovviamente le gare di Man Physique erano appena iniziate e ancora non si capiva bene quali erano i canoni dei giudici e i fisici non erano quelli estremizzati di oggi, quindi secondo me ci sta. Dopo essere diventato pro non ha fatto altre grandi gare, infatti ha lasciato il mondo delle gare e si è dato totalmente al mondo invece dei social e comunque del cinema anche, dove ha fatto anche qualche film in cui interpretava la parte del grosso palestrato stupido, proprio per alimentare i pregiudizi sui palestrati che hanno le persone, anche su Netflix è andato, e quindi appunto ha dedicato la sua carriera più che altro ai social, al business, ha creato anche la sua azienda di abbigliamento e ha fatto parte, dopo la morte di Ziz, quindi possiamo dire è un suo successore, del movimento Aesthetic, appunto questi ragazzi che hanno fisici molto vendibili sulle copertine, sui social, eccetera, perché possono uscire dal mondo del bodybuilding e hanno fisici che piacciono soprattutto anche alle persone comuni, non sono quelle ammassi di muscoli che ovviamente piacciono a noi, che ci piace il bodybuilding, ma alle persone, diciamo, di tutti i giorni, fuori dalle palestre, non fanno impazzire. Quindi il suo fisico ha riscosso molto interesse anche fuori dal mondo del bodybuilding, lo vediamo su Ironman, che comunque è una rivista che tratta dell'uomo in generale, non solamente del bodybuilding, quindi è uscito dal mondo del bodybuilding, è riuscito in questa impresa. Lui pesa circa, nella sua forma normale, dai 87 ai 90 kg a seconda del periodo in cui è, se è masso definizione, ed è alto, pensate, 1,83 m, quindi un perfetto modello, le perfette proporzioni di un modello. Era stato accusato, poi preso in giro per aver pubblicato una foto e aver detto che lui ha 22 anni naturalmente, perché lui si è sempre dichiarato natural, no, di non aver fatto nessun uso di sostanze. A 22 anni avrebbe raggiunto la schiena di Arnold Schwarzenegger naturalmente. Diciamo una pretesa un po' grossa forse. E ultimamente ci si chiedeva come mai fosse sparito dai social, infatti il suo ultimo post risale a giugno, quindi 2 mesi fa circa, anche in passato era sparito dai social e appunto è venuto fuori con questo video proprio negli ultimi giorni e vediamolo un attimo. Got fat, and the reason why I got fat is because I dirty bulked. Now, a dirty bulk is when you eat everything in sight to put on as much size and weight as possible. But there is one dilemma: you put on a lot of fat. And that's exactly what happened to me. Ecco, lo vediamo in questa foto che è veramente una forma molto diversa dalle foto che abbiamo visto precedentemente, molto meno vendibile sicuramente sui social e sicuramente una foto fatta in queste condizioni avrebbe fatto molti meno like rispetto a quelle che si faceva definito con le vene sull'addome. Quindi partiamo dal grande fraintendimento che c'è di base sulla massa sporca o dirty bulk. Questa fase di massa potrebbe essere proficua solamente, a mio avviso, per le persone o che hanno una genetica
molto molto, diciamo, sopra la media, e soprattutto sono nei primi anni di allenamento, quindi hanno ancora un grosso margine di sviluppo, in questo caso un grosso surplus di calorie, che quindi potrebbe anche, diciamo, lentamente farle anche ingrassare, potrebbe essere utile in quanto ancora hanno una capacità di mettere muscolo ancora molto alta, in quanto appunto sono all'inizio del loro percorso e quindi la quantità di muscolo che possono mettere mese per mese è molto più alta rispetto a magari un avanzato, e hanno capacità genetiche, capacità di sintesi proteica, capacità appunto di sviluppo di forza molto maggiore rispetto a una persona di genetica media, e quindi in questo senso, diciamo, potrebbe avere la sua logica. Un'altra possibilità è appunto per le persone che appunto fanno utilizzo di doping, perché come sappiamo è come se incentivassimo il tutto con il doping, no? Aumentassimo la nostra capacità di mettere muscolo e diminuissimo poi anche, diciamo, la quota di calorie che va ripartizionata verso il grasso, quindi permettendo, diciamo, anche a un surplus calorico maggiore di funzionare, nel senso che comunque più difficilmente diventeremo grassi e maggiormente le calorie che andremo a introdurre andranno partizionate verso il muscolo, dandoci appunto il doping una capacità di sintesi proteica, di sintesi muscolare maggiore. Nel 99% delle volte invece per le persone natural non ha senso fare una fase di massa sporca, uno perché ci vedremo male per la maggior parte del tempo e due perché appunto andremo a fare un surplus, quindi utilizzare magari più 1000 calorie di surplus, più 1500 calorie di surplus, che appunto non verranno utilizzate nel nostro corpo per mettere muscolo, in quanto questo ha un limite di utilizzo di queste calorie di surplus per appunto essere utilizzate come muscolo. Questo viene ancora incentivato di più se uno non sappiamo allenarci e due, diciamo, abbiamo un'alimentazione con delle fonti non troppo, diciamo, precise, o comunque facciamo le cose non troppo correttamente dal punto di vista anche del riposo, quindi più, diciamo, faremo le cose un po' a caso, ancora di meno ha senso fare un surplus grosso, perché avremo ancora più possibilità che questo surplus ti trasformi in grasso. I liked seeing the number on the scale just go up and up and up, so I decided let's fucking eat everything. Let's get huge. It's time to dirty bulk, baby. I stopped doing cardio. I started eating everything. And hey, I put on size. I got up to 232 pounds. So I actually gained 40 pounds from the beginning of my bulk to the end of my bulk, which is actually a lot of size to gain in 6 months. It's about 6.6 pounds a month. Ecco, infatti si dice di aver preso 40 libbre, che sono circa 18 kg di poco muscolo, anche perché Jeff Said si allena da quando aveva 15-14 anni, e quindi, diciamo, in uno stato così avanzato si allena da così tanto tempo che il quantitativo di muscolo senza utilizzare steroidi, ammettendo che lui non utilizzi niente, è basso che può prendere in un anno. Quindi non ha senso avere un così grande surplus, perché appunto queste calorie non hanno proprio la possibilità di essere utilizzate per mettere muscolo, in quanto la sua capacità, in quanto il suo fisico è già arrivato molto vicino al suo limite natural, e il muscolo che potrà prendere di anno in anno è sempre minore con l'andare del tempo, e quindi più uno è avanzato meno ha senso alzare di tanto il surplus e quindi fare la massa il più pulito possibile, anche perché poi ovviamente nel cut successivo sarà molto più facile e ha senso molto di più lavorare sulla definizione, migliorare la definizione di anno in anno, che aumentare tanto la massa, perché di fatto si arriva a un limite prima o poi da natura. Si dice appunto anche di aver preso circa 6 libbre al mese, che sono circa 3 kg. Ovviamente che è troppo rispetto ai canoni di prendita di peso a livello natural, ma anche per una persona che, diciamo, è agli inizi, che magari nel primo anno di palestra, se fa, diciamo, una fase di massa e anche magari abbastanza spinta, può prendere quei 15-20 kg se ha una buona genetica e non di tutto muscolo, quindi ovviamente prendere 3 kg ogni mese, che per un anno potrebbero essere 36 kg, è tantissimo, non neanche per le persone che iniziano il primo anno di palestra ha senso. Had to shred very hard to lose all the fat, and unfortunately I also lost a lot of the muscle, the newly built muscle that I gained from the bulk. I lost it from shredding all the fat.
Ecco, come dicevo prima, appunto, il grande, diciamo, il grande svantaggio del Dirty Bulk è il fatto che poi, una volta che, diciamo, avremo messo anche un po' più di muscolo rispetto a fare la massa pulita, ma tanto di quel muscolo lo andremo a perdere nella fase di definizione, che sarà molto tosta, faremo veramente la fame, ci vedremo sempre vuoti, sempre spompati, e poi alla fine questa, diciamo, denutrizione si tramuterà anche in una perdita di muscolo, perdita di quei muscoli che abbiamo guadagnato durante la fase di massa. Questo si traduce nel fatto che da natural la maggior parte delle volte è inutile, perché solo le persone che hanno a disposizione farmaci oppure una buona genetica hanno, diciamo, una capacità maggiore di ritenere muscolo anche durante la dieta, e diciamo sulle persone natural invece questa capacità c'è meno nelle persone con una genetica nella media, e quindi avrà sempre senso non sporcarsi troppo e fare una fase di definizione più lenta e che dura poco, soprattutto in modo tale da non perdere troppo muscolo. The reason why I had to stop the bulk, and the number one reason why I think dirty bulking is not good, is it's very unhealthy. What happened to me personally is my blood pressure went through the roof and I decided it's time to stop the bulk. Ecco, un'altra cosa che si dice è che la pressione, appunto, nel suo caso è molto aumentata. Infatti i valori di pressione normale sono circa 120 di massima e 80 di minima. Nel suo caso c'era più di 180 di massima, questo è veramente preoccupante. Ovviamente l'innalzamento di pressione si deve a un aumento del peso generale, quindi il cuore, diciamo, dovrà fare uno sforzo maggiore per pompare il sangue, e ci sarà una maggiore pressione a livello, appunto, dei vasi che contengono il sangue. Questo può essere provocato anche da eccessi di colesterolo nelle arterie, può essere provocato anche con l'andare dell'età, quindi non è l'unica causa, diciamo, l'essere bodybuilder o il diventare più grassi. Infatti anche gli obesi ovviamente hanno tendenzialmente livelli di pressione maggiori, anche ad esempio chi mangia troppo sale ed è predisposto ad avere alta pressione. Sicuramente però una delle cause dell'aumento della pressione è l'aumento di peso esagerato, e soprattutto in un lasso di tempo molto breve. Questo fa sì di aumentare la pressione, ci aumenta i rischi cardiovascolari di infarto, aterosclerosi. Ok, quindi conclude il video così, dicendo che appunto non ha senso per la maggior parte della gente, cioè l'ha capito anche lui, fare il Dirty Bulk, e come dicevamo prima ha detto che ha stoppato anche il cardio da fare appunto durante la fase di massa, che oltre a un dispendio di calorie è molto utile anche per mantenere la salute cardiovascolare, perché appunto come abbiamo detto con gli aumenti di peso può aumentare la pressione, e il cardio è un qualcosa che tende a far tenere bassa la pressione, l'attività in fisica in generale. Però diciamo la palestra di per sé non è considerato troppo attività fisica, perché per abbassare la pressione serve un'attività aerobica che quindi diciamo allena il cuore ad aumentare i battiti, cosa che la palestra fa poco, diciamo. Se volessimo essere proprio cattivi avremmo detto che tutta la causa di questo aumento di grasso sia il fatto che ha staccato gli steroidi, e lui in realtà è un fake natural. Però non lo diremo, perché ovviamente Jeff Say tra l'altro è anche uno dei miei idoli da piccolo, e quindi non posso, diciamo, non credergli, anche se in realtà ci sono tanti sospetti che non sia mai stato natural già da quando aveva 15-16 anni. Io ovviamente non mi esprimo, però lascio ognuno credere quello che vuole. Sicuramente ha un fisico che secondo me è raggiungibile da natural, ma solamente l'elite, cioè quello 0,01% dei natural può raggiungerlo, e nessuno può sapere in realtà se lui è in quello 0,01% di genetica oppure boh, si bomba. Però è un qualcosa di non certo e basato solo su supposizioni. Quindi spero questo video sulla fase di massa vi sia stato utile. Non fate il Dirty Bulk se non siete nelle categorie che ho elencato prima. Noi ci vediamo al prossimo video. Se volete vedere il post completo sulla fase di massa, passate su Instagram, in cui ho fatto un post molto dedicato, in cui appunto ho descritto anche i macronutrienti, il surplus da tenere in base alla categoria in cui rientrate. Noi ci vediamo al prossimo video, e attivate la campanellina, mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale, ovviamente, se non lo siete già. Ciao a tutti. Would I recommend dirty bulking to you? No, I wouldn't.